Continuiamo ad occuparci di ricerca come un po' l'intenzione sempre di Speciale Università. Siamo qua con il professore Domenico Delfino, buonasera e Buonasera. grazie di essere qui. Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, è Di corretto? medicina. Di Medicina, benissimo, no, I perché nuovi dipartimenti. sono i nuovi dipartimenti, quindi iniziamo giustamente ad abituarci, no? Perché ormai è un'assoluta realtà. Con lei parliamo di una realtà buona notizia, che è quella del finanziamento di un progetto di ricerca che la riguarda, riguarda il suo gruppo di ricerca, peraltro in collaborazione con un gruppo vietnamita. Poi magari ci spiegherà anche, no, il perché della scelta comunque di questo partenariato con un gruppo così lontano, no, almeno a livello geografico. L'oggetto del progetto è un progetto di ricerca su farmaci di natura vegetale che si occuperà di documentare gli effetti anti-artrite reumatoide, naturalmente a grandissime linee. Intanto, professore, come nasce questo progetto e perché il Vietnam? Nasce da un bando del Ministero degli Esteri che appunto promuove la cooperazione scientifica e tecnologica con vari paesi europei ed extraeuropei. Per cui, diciamo, in occasione di questo bando, oramai parecchi anni fa, siamo partiti nel 2006, abbiamo contattato questo gruppo di ricerca vietnamita di Hanoi, perché dal nostro punto di vista faceva delle cose Come interessanti. erano, diciamo, qualificati, no? Dal vostro punto Sì, di vista, quindi. assolutamente. E gli abbiamo proposto di portare avanti questa cooperazione, e loro hanno accettato di buon grado, devo dire, e questa cooperazione poi è stata finanziata, è stata, diciamo, inserita nel programma esecutivo scientifico e tecnologico tra Italia e Vietnam ed è stata finanziata come programma, diciamo, di grande Peraltro rilevanza. nel vostro caso dal Ministero degli Esteri, è corretto, Sì, no? Quindi sì. non No, dal Ministero direttamente competente in ambito di ricerca, ma dal Ministero degli Esteri, sì. evidentemente come lei giustamente diceva, per promuovere, no, la collaborazione, il partenariato, in questo caso con il Vietnam. Tra l'altro, in questo momento importantissimo, vista la visita di Renzi ad Hanoi proprio Certo, recentemente. assolutamente, assolutamente sì. Abbiamo un po' accennato all'oggetto di questo progetto, lei ci ha detto che è partito da lontano, no? Come spesso capita per i progetti di ricerca, in realtà che richiedono anni di studi e di lavoro duro, insomma, da parte di chi li conduce. Ci vuole spiegare meglio di che cosa vi occupate? Sì, ci occupiamo di, diciamo, sostanze estratte da un albero che cresce nel nord del Vietnam al confine con la Cina. Questo albero è Artocarpus Intanto vediamo, tonkinensis. professore, mi perdoni se la interrompo, ma è forse giusto farlo. Vediamo delle immagini che ci ha gentilmente messo a disposizione, che sono bellissime, peraltro, no? Di quei Sì, di luoghi, suppongo. quei luoghi e delle persone che utilizzano nella medicina tradizionale vietnamita questi farmaci, diciamo, farmaci vegetali per l'appunto. Quindi questo è un albero che cresce in una zona del Vietnam. Nel golfo del Tonchino, al confine con la Cina, e le foglie di questo albero essiccate danno un decotto che cura appunto alcune malattie articolari, l'artrite reumatoide in particolare, e che è stato scoperto, diciamo, da un medico vietnamita, un medico di Hanoi, durante la guerra che il Vietnam ha sostenuto contro la Francia intorno al 1950. Appunto si combatteva in quelle aree di confine con la Cina e questo medico ha scoperto che una minoranza etnica di cui possiamo vedere le immagini Sì, adesso appunto. le vediamo anche, esatto, anche da casa e vediamo quindi le immagini di questa popolazione, no? Popolazione, che Comunque. si chiamano i Hmong. Questa popolazione, questa minoranza utilizzava il decotto delle foglie di questo albero per curare le malattie articolari. Il medico vietnamita, al termine della guerra, ha portato questo rimedio ad Hanoi e ha incaricato un chimico di estrarre le sostanze attive in queste foglie ed è il chimico con cui il professor Sung, con cui noi collaboriamo per l'appunto, che appunto ha estratto le sostanze e noi le testiamo da un punto di vista biologico
e preclinico. Quindi il vostro progetto nasce da una, dallo studio della medicina tradizionale, quindi sì, da quella che è una medicina, immagino, trasmessa di generazione in generazione, no? Da quella parte di popolazione vietnamita. Assolutamente. Cercando, sì, se vi siano, magari avendo riscontrato dei risultati positivi, se vi siano dei fondamenti scientifici. Assolutamente. Questo è, diciamo, è stata un po' la politica del governo vietnamita dopo le varie guerre che il Vietnam ha sostenuto. Siccome appunto le condizioni economiche del paese erano piuttosto, diciamo, disastrose, certo, hanno pensato di recuperare tutta la tradizione medica vegetale e di cercare di ottenere dei farmaci dalla loro tradizione medica. Per cui appunto addirittura consigliavano i cittadini di coltivare nel proprio orto le piante mediche per curarsi. Un ritorno alla tradizione, no? E anche a una medicina, sì, da una parte a costo molto limitato, se uno ha addirittura le piante nel proprio orto. Dall'altra, forse più sana, professore, la medicina vegetale può essere, sì, meno nociva, no? Perché alle volte per curare si hanno degli effetti collaterali da parte delle sostanze chimiche, sì, problematici. Sì. Diciamo che anche le sostanze di origine vegetale possono avere ovviamente, certo, degli effetti collaterali, però diciamo, il lato positivo è che sono sperimentati da millenni o comunque da centinaia che di anni. Che la parte sperimentale è già stata fatta praticamente. È stata fatta sul campo, per cui si sa se ci sono o non ci sono effetti collaterali. Nel caso specifico di questa pianta pare che gli effetti collaterali non ci siano minimi. Ci sono invece effetti positivi su queste patologie? Diciamo, ci sono effetti positivi, questo lo documenta, diciamo, la storia della medicina tradizionale vietnamita insomma, sicuramente sono sostanze bioattive perché noi li abbiamo testati in laboratorio sia soprattutto prima che di arrivare all'artrite su cui stiamo lavorando in questo momento, su cellule leucemiche in collaborazione con la dottoressa Martelli dell'Istituto, certo, di Ematologia e abbiamo visto che queste sostanze modulano una ventina di differenti geni per cui effettivamente hanno una valenza biologica, insomma, importante. Quindi, insomma, state verificando questi fondamenti scientifici, no? Sì, da una medicina tradizionale. Secondo lei può essere, professore, un po' una frontiera futura, insomma, questa della medicina? Sì, è buffo pensare... Anche moderna, voglio dire, anche occidentale. È buffo pensare al futuro. Assolutamente sì. Perché questa è la medicina, però può essere una chiave di lettura del futuro anche, assolutamente, no? Bisogna pensare che, diciamo, moltissimi farmaci, la maggioranza dei farmaci sono di origine vegetale oppure comunque si basano su composti di origine vegetale, quindi in realtà il mondo vegetale continua a rappresentare un tesoro da questo punto di vista che può essere assolutamente sfruttato in futuro. Bisogna dire che in questo caso i vietnamiti hanno fatto una scelta molto oculata, cioè quella di non abbandonare il loro, diciamo, la loro eredità culturale in questo senso, mentre forse nel mondo occidentale noi abbiamo si è guardato più in avanti piuttosto che guardare indietro, no? Sì, molte volte, piuttosto che salvare quello che già c'era. Certo. Peraltro è un po' culturale di tutti i popoli di quella zona dell'Asia, quello, insomma, di valorizzare la propria medicina, sì, tradizionale, no? A differenza dell'Occidente, sì, come giustamente. Bisogna anche dire che adesso anche in Occidente ovviamente c'è un grosso sviluppo di, certo, di medicina alternativa o complementare e soprattutto di medicina vegetale, certo, diciamo. Quindi c'è un recupero di questa parte culturale che noi abbiamo un di po' di questo approccio, insomma, approccio, sì, alla farmacologia oltre che alla medicina, naturalmente. Sì. Abbiamo parlato di questo argomento perché è un progetto recentemente finanziato e il finanziamento di un progetto di ricerca è sempre un'ottima notizia, quindi da lì naturalmente bisogna soprattutto partire. Per chi lo riceve, beh, questo senz'altro, io direi per la ricerca tutta, insomma, tutta, in primis per chi se l'è meritato il finanziamento, ma poi in realtà
per il progresso tutto della ricerca. Il suo gruppo di ricerca, professore, di che cosa si occupa più in generale, al di là di naturalmente questo progetto specifico? Sì. Io appartengo alla sezione di farmacologia del Dipartimento di Medicina, che è coordinata dal professor Riccardi, e storicamente noi ci occupiamo di farmaci che modulano la risposta immunitaria, quindi immunosoppressori, glucocorticoidi, insomma tutto ciò che va ad incidere sul nostro sistema immunitario e quindi anche sulle malattie del nostro sistema immunitario. Quindi questo è un po', tra l'altro ne abbiamo parlato proprio anche con il professore non da molto tempo, è un po' questo il vostro ambito di ricerca? Assolutamente, sì. E questo progetto invece, che ci aveva accennato all'inizio, nasce da lontano, che prospettive ha di sviluppo anche in termini di tempo? Ma in genere i tempi per lo sviluppo di farmaci commercialmente disponibili, il tempo è molto lungo, certo, si parla molto di almeno un decennio, diciamo. Certo. Tuttavia in questo caso, in collaborazione appunto con il gruppo vietnamita, stiamo cercando di accorciare i tempi per la produzione di un cosiddetto functional food o integratore in Vietnam, perché diciamo in Vietnam sono molto più veloci e forse i loro standard sono anche meno stringenti, certo, dei nostri, e quindi vorreste, insomma, accelerare diciamo la parte poi, no, di creazione del farmaco, sì, stiamo già facendo un integratore, poi magari sì, stiamo già facendo degli studi in questo senso, e c'è un'azienda appunto vietnamita che si sta occupando anche di fare degli studi clinici in Vietnam. Bene, io la ringrazio molto, professore, per questa conversazione, per averci parlato di questo progetto e non solo. Le auguro buon lavoro, naturalmente. Grazie. Ricordo ancora il professore Domenico Delfino, Dipartimento di Medicina. Grazie ancora, professore. Alla prossima occasione. La trasmissione termina qui, come di consueto, ora la sigla, e l'appuntamento è rinviato a giovedì prossimo 21:30.